Francesco, ti vediamo assolutamente provato. Due incontri, oltre 400 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, una bellissima esperienza. Assolutamente, l'emozione è grandissima, appunto, entrare e vedere tutti questi ragazzi che in qualche modo sei il loro idolo, comunque un punto di riferimento. Questa cosa mi è sempre piaciuta e cerco appunto anche di trasmetterla quando alleno. Ragazzi. Ti hanno fatto delle domande sui tuoi inizi, insomma lo sappiamo, per te, per tuo fratello Federico, che oggi non è potuto essere presente a causa impegni di nazionale. Il canottaggio è una questione di famiglia. Sì, assolutamente, ricordiamo che appunto mio zio è allenatore della Canottieri Santo Stefano, attualmente mio padre è presidente della Canottieri Santo Stefano, mia mamma segretaria, quindi alla fine siamo tutti quanti in famiglia, molto costruiti in famiglia, e questo ci ha dato molto una mano appunto a appassionarci a questo sport, e alla fine ha portato i suoi risultati. Al centro dell'attenzione anche il rapporto tra voi fratelli, tra te e Federico. Avete costruito dei successi importanti per l'Italia nel Coastal Rowing, due titoli mondiali e un bronzo. Li avete fatti da un lato sacrificandovi assieme, dall'altro anche litigando, dall'altro vincendo e perdendo. Insomma, avete tratto tanta esperienza assieme. Sì, assolutamente, appunto, essendo fratelli, alla fine ci si prepara tutta la vita a essere appunto assieme, però come tutti i fratelli ci stanno i momenti di discrezio uno con l'altro e anche momenti belli, per carità, e tutto questo poi soprattutto una volta che ci mettiamo in barca assieme diventa molto più speciale, ma allo stesso tempo molto più complicato a volte da gestire, però alla fine essendo fratelli molto uniti riusciamo sempre, magari qualche volta bisticciamo, ma poi facciamo subito la pace, diciamo. Tante domande da parte degli studenti anche sul fair play, sull'alimentazione. Avete toccato tutti gli ambiti che ruotano attorno alla vita di uno sportivo. Sì, assolutamente, devo fare i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto veramente delle domande molto interessanti, alcune che proprio non mi aspettavo di ricevere, e appunto, spero di essere stato esaustivo nei loro confronti. E sì, spero appunto avervi dato degli input positivi per fare anche dello sport. Ora per Francesco Garibaldi non c'è solo un percorso sportivo da portare avanti, ma anche uno universitario da completare. Sì, esatto, attualmente studio ingegneria navale a Genova, mancano 6 esami e devo concludere gli studi per appunto prendere questa laurea. E nel frattempo continuerò a remare.